Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vorrei fare un approfondimento di tre azioni che sono quotate sulla borsa del Nasdaq, quindi una delle borse più importanti al mondo. Probabilmente stiamo parlando della seconda borsa più importante al mondo e comunque quella che ha garantito risultati più consistenti rispetto alla prima, che è l'S&P 500, quotato al New York Stock Exchange. Ma ragazzi, prima di scoprire quali sono queste azioni che bisogna assolutamente considerare e valutare del Nasdaq, vi ricordo come sempre che questi video non sono sponsorizzati. Quindi l'unico favore che vi chiedo per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube e per aiutarmi a far crescere il canale è quello di lasciare un bel like a questo video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Vi ricordo come sempre che i contenuti di questi video sono puramente a scopo educativo. Pertanto non rappresentano alcun consiglio finanziario né un invito ad investire. Ma iniziamo immediatamente cercando di capire quali sono queste tre aziende, non prima però di aver detto che queste sono tre aziende che sono state valutate molto positivamente dal fondo di investimento ARK Invest, che è uno dei più gettonati in assoluto negli ultimi anni e che ha a capo Katie Wood, che è una personalità all'interno del mondo finanziario molto conosciuta e che è riuscita a scovare aziende molto molto interessanti negli ultimi anni. Ma ragazzi, cosa c'è da dire? Che queste aziende, infatti, dovrebbero essere dirompenti nei prossimi anni per i motivi che vedremo in questo video. Tra l'altro, Katie Wood, che è fondatrice e CEO del fondo di investimento ARK Invest, è diventata popolare durante la pandemia di coronavirus, grazie alle scommesse di successo che ha fatto su alcuni titoli azionari con il suo fondo di investimenti, che sono andati a guadagnare davvero tanto e si riferiscono a investimenti nei settori tecnologici. Il suo ETF di punta, che si chiama ETF ARK Innovation, è salito alle stelle, guadagnando il 153% nel 2021 e spingendo molti investitori e analisti a osservare da vicino le sue mosse di trading come segnali di ciò che dovrebbero fare come acquisti e vendite nei loro portafogli. Ma poi la rapida crescita alimentata dalla pandemia, di cui molte partecipazioni di Katie Wood avevano beneficiato, si è in realtà lentamente dissipata e i loro prezzi delle azioni sono andati lentamente a scendere. C'è da dire che l'indice Nasdaq Composite, in cui ci sono queste tre azioni che vedremo oggi, è un indice fortemente tecnologico ed è entrato in un mercato ribassista nel 2022, così come tutti gli altri indici mondiali, e ha chiuso proprio l'anno scorso, quindi l'anno 2022, in ribasso del 33%. Questa è sicuramente una lezione che gli investitori possono imparare dal mercato dello scorso anno e che anche le aziende più innovative possono veder crollare le loro azioni. Tuttavia, ragazzi, c'è da dire che questa realtà non è andata ad impedire a Katie Wood di rimanere ottimista nei confronti di alcune aziende innovatrici e facenti parte del settore tecnologico. Adesso vediamo quali sono questi tre titoli. Il primo titolo di oggi, ragazzi, è Roku. Roku ad oggi prezza 62,84 dollari ad azione. Parliamo di un'azienda con una capitalizzazione di mercato di quasi 9 miliardi di dollari e con un volume medio giornaliero scambiato di quasi 7 milioni di dollari. È quotata sulla borsa del Nasdaq, come dicevamo, e rispetto al massimo storico che è stato raggiunto a luglio 2021, ad oggi è possibile acquistarla con uno sconto rispetto ai massimi storici di quasi l'87%. Chi vuole, ragazzi, acquistare questa azienda, basta che digiti il ticker Roku nel conto titoli o nel suo broker di investimento. Parliamo di un'azienda, ragazzi, che è stata fondata nel 2002 e ha 3.000 dipendenti. Il suo CEO è Anthony Wood, quindi comunque un'azienda abbastanza stabile e presente sul mercato. Ma cosa possiamo dire di questa azienda e perché vale la pena di valutarla? Dovete sapere che Roku è un leader per quanto riguarda le piattaforme di video streaming, come vedete nell'immagine che vi ho mostrato, e ha affrontato alcuni problemi importanti ultimamente. Infatti, le sue azioni sono andate a crollare addirittura del 90% nel picco minimo nel 2022. C'è da dire che le pressioni inflazionistiche hanno infatti portato a costi di produzione più elevati per i suoi prodotti hardware e la direzione dell'azienda ha deciso di andare
a gonfiare i prezzi per i clienti per andare ad assorbire queste perdite che stava avendo, portando quindi a un margine lordo negativo negli ultimi 6 trimestri. Inoltre, il mercato pubblicitario che si sta indebolendo nel corso degli ultimi trimestri sta andando ulteriormente a danneggiare le prospettive di Roku. Ma quando lo scorso anno la Federal Reserve ha alzato in modo aggressivo i tassi di interesse di riferimento per combattere gli aumenti dell'inflazione, molti dirigenti dell'azienda hanno iniziato a prepararsi per la recessione che sarebbe seguita. E quando una prospettiva macroeconomica prende piede, c'è da dire che i budget pubblicitari sono tra le prime cose che le aziende vanno a tagliare. Durante i primi 9 mesi del 2022, infatti, Roku ha aumentato le sue entrate del 19% su base annua. Per il quarto trimestre del 2022, appena concluso, il management prevede invece un calo del 7,5%. C'è da dire però, ragazzi, che non è difficile capire perché a Katie Wood piaccia così tanto Roku. Infatti, ora abbiamo detto quali sono i punti negativi di questa azienda. Adesso, come sempre in tutti i miei video, vi dico quali sono le realtà positive e che ci fanno ben sperare per il futuro. Dovete sapere che questa azienda fornisce un servizio prezioso agli spettatori che desiderano poter accedere facilmente a tutti i loro servizi di streaming in un unico portale, alle società di contenuti che desiderano raggiungere un vasto pubblico e agli inserzionisti che cercano di commercializzare in questo ambiente di TV connesse legate all'ambito streaming. Quindi la piattaforma di Roku, ragazzi, è praticamente un unico posto in cui tutti quanti, dal lato degli utenti, dal lato degli inserzionisti e dal lato delle società che vogliono raggiungere un vasto pubblico, sono unite e questa è una piattaforma unica nel suo genere. Infatti, c'è anche da dire che gli account attivi di Roku sono cresciuti del 16,5% su base annua nel terzo trimestre del 2022, raggiungendo quota 70 milioni di utenti, poiché i consumatori, dovete sapere che hanno trasmesso in streaming ben 23,9 miliardi di ore di contenuti sulla sua piattaforma solo nel quarto trimestre del 2022. Al 31 dicembre dovete sapere che Roku era la quarta più grande partecipazione dell'ETF ARK Innovation, ARK Invest di Katie Wood. La seconda azienda, ragazzi, che andiamo a vedere oggi, anch'essa molto molto conosciuta, è Block, che si può acquistare digitando il ticker SQ, come vedete qui in sovraimpressione. Questa azienda prezza 84,71 dollari ad azione, ha una capitalizzazione di mercato di oltre 50 miliardi di dollari, un volume medio giornaliero scambiato di 11,5 milioni di dollari, è quotata sul New York Stock Exchange e rispetto ai massimi storici raggiunti a febbraio 2021 è possibile acquistarla con uno sconto sul prezzo delle azioni del 69%. Parliamo in questo caso di un'azienda fondata nel febbraio 2009, con oltre 8.500 dipendenti all'attivo e il cui CEO è Jack Dorsey, una personalità molto conosciuta nell'ambito tecnologico. Infatti, Jack Dorsey, che è questo personaggio che vedete qui nell'immagine, è molto conosciuto anche all'interno del settore per quanto riguarda Twitter. Dovete sapere che le azioni del pioniere fintech, perché così viene definita questa azienda, Block, precedentemente noto come Square, forse questo vi dice qualcosa in più, sono diminuite di parecchio nel 2022, andando a perdere addirittura oltre il 70%. E in questo momento, in cui sto registrando il video, vengono scambiate a un multiplo prezzo vendita di 2,6, che è vicino al valore più economico su questa metrica che sia mai stato valutato su questa azienda. Quella scarsa performance azionaria potrebbe non essere giustificata dagli eventi di natura fondamentale, dato che l'innovatore dei pagamenti digitali Block ha aumentato l'utile lordo in entrambi i suoi segmenti, Square e Cash App, che sono le due principali fonti di entrata dell'azienda, e quindi ha aumentato l'utile lordo, dicevo, su Square del 29% e su Cash App del 51% nel terzo trimestre del 2022, che è l'ultimo per il quale abbiamo dei dati disponibili. Questa è una crescita
del tutto rispettabile in questo tipo di ambiente economico. Il suo segmento Square, infatti, che ha elaborato ben 50 miliardi di dollari di volumi di pagamenti lordi nel terzo trimestre, è un fornitore di servizi mission critical per i suoi clienti. Infatti, i piccoli commercianti dipendono da Square come se fosse una loro spina dorsale per le operazioni quotidiane. Senza di essa, correrebbero il rischio di perdere vendite e clienti. Cash App, dall'altra parte, è una fiorente app di finanza mobile che ha accumulato ben 49 milioni di utenti attivi mensili. Fornisce un'esperienza utente senza soluzione di continuità, consentendo ai titolari di account di gestire servizi finanziari di base come la registrazione di una carta di debito o l'acquisto di azioni, il tutto senza affrontare i problemi di una banca tradizionale. Con un mercato totale indirizzabile di ben 120 miliardi di dollari di profitti lordi nel 2022, che è ancora in espansione nel 2023 e si prevede che farà lo stesso negli anni a seguire, c'è un potenziale quasi illimitato sia per Square che per Cash App per cavalcare le tendenze secolari di incremento dei pagamenti elettronici. Attualmente Block, vi ricordo, che è la quinta partecipazione più grande del fondo di ARK Invest. L'ultima azienda che vediamo oggi, ragazzi, è un'azienda legata al settore cripto e vi parlo di Coinbase, che può essere acquistata digitando il ticker COIN all'interno del vostro conto titoli o broker azionario. Parliamo di un'azienda che prezza ad oggi 74,63 dollari ad azione, ha una capitalizzazione di mercato di quasi 17 miliardi di dollari, un volume medio giornaliero scambiato di 16 milioni di dollari, quindi molto molto alto, è quotata sulla borsa del Nasdaq e rispetto al massimo storico raggiunto a novembre 2021 acquistare in sconto del 78% rispetto ai massimi raggiunti storici. Parliamo di un'azienda, ragazzi, fondata nel lontano 2012. Vi dico lontano perché si affaccia nel settore delle criptovalute e il 2012 è praticamente come se fosse la preistoria nel settore delle criptovalute. Conta 3.730 dipendenti e il suo CEO è Brian Armstrong, una nota personalità all'interno del settore delle criptovalute. Che cosa possiamo dire per quanto riguarda questa azienda? Dovete sapere che dalla sua offerta pubblica iniziale, cosiddetta IPO, nell'aprile del 2021, Coinbase Global ha visto le sue azioni precipitare addirittura fino all'84% di crollo. La colpa sicuramente può essere attribuita a fattori esterni, vale a dire l'attuale bear market nel settore delle criptovalute, nonché ai recenti fallimenti e scandali di alto profilo nel settore sempre delle criptovalute, che sono andati ad esaurire la fiducia delle persone in questo campo. Poiché Coinbase genera la maggior parte delle sue entrate, ben il 63% nel terzo trimestre 2022, dalle commissioni di transazione, l'attività è fortemente influenzata dal livello di interesse degli investitori per le risorse digitali. Quando infatti i prezzi delle criptovalute sono generalmente in aumento, Coinbase non ha problemi ad attirare più utenti che fanno trading frequentemente. Quando invece i prezzi delle cripto crollano, come è accaduto nel 2022, la società registra perdite nette e deve licenziare i dipendenti. Ma allora, perché Coinbase è un ottimo acquisto o comunque un'ottima azienda da valutare? La speranza, infatti, in questi mesi è che Coinbase possa aiutare a inaugurare la fase successiva del mercato delle criptovalute, consentendo un'adozione di massa, in cui quindi si allontanerebbero dall'essere principalmente risorse per la speculazione finanziaria e diventerebbero invece finalmente dominate, questo settore diventerebbe dominante come utilità all'interno proprio di tutto il mondo. Questo cambiamento sicuramente potrebbe richiedere diversi anni, ma se le applicazioni decentralizzate, come ad esempio quelle della DeFi e i token non fungibili, detti NFT, dovessero decollare
e diventare parti comuni della vita finanziaria delle persone, vedo davvero difficile immaginare un mondo in cui Coinbase non funga da gateway principale per molti per accedere alle criptoeconomie. E in quello scenario, sicuramente il rialzo di questo titolo sarà enorme. Vi ricordo che al 31 dicembre del 2022 Coinbase era l'ottava partecipazione più grande dell'ETF di ARK Invest e quindi sicuramente, ragazzi, un'azienda da tenere in considerazione perché io personalmente credo che il settore delle criptovalute sia qui per rimanere, come hanno detto tante personalità di spicco che hanno approfondito il settore. Quindi, detto questo, ragazzi, spero con questo video di avervi dato una panoramica interessante su tre aziende growth, quindi del settore tecnologico, che potrebbero davvero fare la differenza nei nostri portafogli nei prossimi anni. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste tre aziende e condividete questo video. Se non l'avete già fatto, inoltre, vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Io, come sempre, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!